Si chiamano fitotroni e potrebbero essere paragonati a macchine del tempo. Mostrano infatti gli effetti dell'aumento della CO2 e della temperatura sulle piante. L'obiettivo è elaborare nuovi modelli per cercare di mitigare e prevenire le conseguenze del cosiddetto global warming. Succede alle porte di Torino, a Grugliasco, al centro di ricerca Agroinnova dell'Università, eccellenza mondiale nel campo della ricerca agroambientale. Nato nel 2002, il centro oggi impiega 30 persone e oltre a condurre progetti di ricerca promuove il trasferimento tecnologico, la formazione e la divulgazione scientifica in collegamento con atenei e centri di ricerca internazionali. In 15 anni ha coordinato 15 progetti finanziati dalla Commissione europea, l'ultimo in ordine di tempo, Enfasis, di cui Agroinnova è stato capofila. 4 anni di studi che hanno coinvolto 11 imprese e 90 scientifici provenienti da 10 paesi, con l'obiettivo di trovare soluzioni per proteggere la biodiversità e l'ecosistema europeo dagli attacchi di patogeni alieni e parassiti. Un tema di strettissima attualità, la globalizzazione e l'innalzamento delle temperature hanno favorito la diffusione di nuovi parassiti e di nuove patologie delle piante in Europa. Tra i casi più eclatanti c'è la xylella, per cui non è ancora stata trovata una cura. Batterio arrivato in Italia con le piante ornamentali, Xylella ha attaccato gli ulivi pugliesi e messo in ginocchio i produttori di olio. C'è una continua evoluzione dei problemi fitopatologici, racconta la direttrice di Agroinnova Maria Lodovica Gullino. Stiamo osservando nelle nostre coltivazioni, in particolare nelle coltivazioni orticole, attacchi da parassiti che fino a pochi anni fa si ritrovavano solo in Sicilia. Perché? Perché è aumentata la temperatura del terreno, è aumentata la temperatura dell'aria e sono anche variate le condizioni di umidità relative, con piogge meno frequenti. Tra le coltivazioni più a rischio in Piemonte c'è sicuramente la vite e quindi le eccellenze vinicole del territorio. Gli studi che noi abbiamo fatto già a partire dall'inizio degli anni 2000 mettono in evidenza che molto probabilmente, se il trend continuerà a essere quello attuale, nel 2050-2080 gli attacchi di peronospora, che è un parassita importante in Piemonte, saranno più gravi e soprattutto più precoci. Cosa significa nella pratica questo? Quindi, partendo da scenari che sembrano anche astrusi e molto teorici, in realtà si arriva a prevedere che gli agricoltori dovranno trattare probabilmente di più, con un maggior numero di trattamenti, la vite, per prevenire gli attacchi di peronospora. Molti dei risultati che derivano dai nostri progetti, che desidero sottolineare, non è che conduciamo da soli, ma sempre in grosse reti internazionali, servono proprio a fornire alle imprese, alle industrie sementiere, alle industrie che producono mezzi diagnostici, qualsiasi tipo di industria, prodotti per l'agricoltura, delle indicazioni utili a far sì che possiamo disporre tra 10, 15, 20 anni di quei mezzi di difesa, di quelle tecnologie, di quei mezzi diagnostici che siano utili a permetterci di prevenire gli attacchi, l'arrivo addirittura di questi parassiti. Questi sistemi sono utili anche a sviluppare piante e ortaggi più resistenti ai loro attacchi. Intanto a Grugliasco a guardare al futuro non sono solo i fitotroni. Il 2020 è stato proclamato dalle Nazioni Unite l'International Year of Planet Health. Tanti gli eventi in cantiere ad Agroinnova, compreso un vero e proprio festival che si terrà dal 4 al 6 giugno 2020.